buongiorno e buon lunedì, ma soprattutto buon dicembre. Inizia così il mese delle festività e per Sera in Festa sarà naturalmente un mese ricchissimo. Da oggi nel nostro orchestra inizieranno a farvi gli auguri, allora non perdetevi nemmeno una puntata. E in questo primo giorno di dicembre abbiamo una piccola novità che porteremo avanti anche nel 2015, un piccolo spazio ai giovani al di fuori del liscio. Allora diamo un benvenuto al nostro ospite, a Davide Zampieri. Ciao Davide. Buongiorno a tutti, ciao. Finalmente sei con noi. Ci siamo conosciuti quasi per caso al tuo compleanno, perché c'è stata una festa a sorpresa. Sì, me l'hanno fatta proprio alla grande, è vero. Non sono accorto di niente. È stata molto bella. Sì, sì, veramente, no, infatti ringrazio ancora tutti anche a distanza di, però veramente bella, no? Il più bel compleanno che ho fatto fino adesso, devo dire. Con tutti i tuoi amici musicisti e... Sì, sì, tutti artisti, quanti. Artisti, c'era un po' di tutto, sì, insomma. Sì, hanno fatto una bella associazione, tra virgolette, delinquere musicale, esatto. Proprio, l'hanno proprio fatta. Direi che anche in pizzeria le note non sì, sono mancate, sì, non vero? Sono mancate, no. Allora, in questa intervista siamo solo io e Davide, ma in realtà c'è qualcuno lì appoggiato, qualcosa, non si sì. può, non sappiamo come definire, non è un oggetto solo, no, non è uno strumento solo. No. Che cos'è, Davide? È la mia chitarra, nel senso che è proprio un modello che mi sono fatto fare apposta per alcune mie specifiche, poi richiama l'estetica, richiama quella che è l'estetica che aveva la chitarra di Richie Blackmore, che è un mio chitarrista preferito. Ho avuto la fortuna anche di incontrare. Bene. E poi mi sono concesso, l'unica cosa che mi sono concesso, il nome al 12° tasto, perché dopo anni di servizi ho detto dai, facciamo anche sta cosa. La chitarra con il nome. Esatto, ci sta. Ci sta. Perché qua parliamo di 20 anni, cioè sei ormai un chitarrista. Ci proviamo, dai. Sembri un giovanotto, però. Grazie. Anche tu, la tua età, esatto. Non la svegliamo, però. No, però. 20 anni di musica, sì. E di varie collaborazioni, perché sappiamo che tu accompagni sia solisti che gruppi e di, sì. vari settori, insomma, non solo nella zona del Veneto, ecco. Sì, io attualmente suono con una rock band italiana, che sono i Carillon da Verona, con cui abbiamo appena pubblicato un CD, si intitola Il Grande Brivido. Sono con un performer da Badia Polesi, Andrea V, molto bravo, e poi ho altri gruppi, altre cose che seguo, insomma, a me piace suonare un po' a 360, quindi imparare da vari generi, insomma, che certo. È sempre bene alla fine. Certo, sicuramente anche variare stimola anche il sì, chitarrista. Esatto, giusto? Musicista e il chitarrista, sì. Nello specifico, giustamente. Sappiamo che a te piace scrivere i brani, ti piace comunque incidere, perché sì. Prossimamente ci sarà un'incisione, dunque noi vorremmo vedere questo CD con sì. Brani inediti e anche alcune cover. Sì, è un'idea che ho, un piccolo desiderio che ho sempre avuto nel corso degli anni, di mettere su un CD quello che è un po' il mio percorso chitarristico, quindi brani che hanno fatto parte del mio percorso proprio di studio sullo strumento, e brani originali, appunto, per dare un po', insomma, un'impronta personale al progetto. Quindi ci sto lavorando e quindi oggi ne propongo uno, quindi speriamo che piaccia. Certo, dopo la pubblicità lo vedremo. Cosa comporta il lavoro di un CD? Tanta fatica, tante ore, tante prova, riprova, cancella? Sì, diciamo che la tecnologia ti aiuta adesso, perché sono quei programmi che ci sono adesso, hai modo di crearti anche a casa un CD. Una volta era impensabile, se non andavi a registrare su una sala di incisione vera e propria, proprio dedicata, certo. E hai la libertà, diciamo, di farti un prodotto a casa, poi quello che è la tua fantasia, la tua cosa, lì ti devi averla tu, perché sennò è l'artista, non ci sono marchingegni, non puoi farci niente, esatto, cose no. Super tecnologiche che possano colmare creatività, e per fortuna. Certo, sì, veramente ci vorrebbero sempre degli artisti così fantasiosi e così amanti del proprio lavoro, perché grazie. Insomma, basta parlare con Davide 5 minuti, ci accorgiamo che questo è il tuo mondo, sì. E tutto ruota attorno alla chitarra, sì. Parecchio, sì. Bene, allora la prossima volta vogliamo conoscere anche i tuoi collaboratori, magari ci sarà un'altra occasione di venire qui a Sera in Festa per conoscere anche vari performer, vari cantanti, e so che sei in giro anche questo mese, che sarai comunque anche a Milano. Sì, suoneremo al The One Live Show, si chiama, locale a Cassano d'Adda, provincia di Milano. Suoneremo con 4 band, suonerò con i Carillon, appunto, e
stiamo appunto, fa parte di questo concerto delle varie tappe per promuovere il nostro CD appunto, che certo. È uscito sotto Andromeda Relix del critico Gianni Della Cioppa, che ci ha messo sotto contratto appunto qualche mese fa, e per me è stata anche una soddisfazione personale, perché immagino all'epoca avevo 15-16 anni, leggevo le prime riviste di musica, così leggevo proprio i suoi articoli, gli ho detto guarda, mi sono trovato dopo anni che leggevo i tuoi articoli, cavolo, mi metti sotto contratto, voglio dire, una bella soddisfazione, è una tappa che un po' che mi è rimasta, cioè voglio dire, quindi certo, insomma, cosa che ti fa molto piacere, tutto meritato, perché ricordiamo naturalmente serate live completamente, sì. E musica dal vivo, sì, e sì. Un piacere per le vostre orecchie. Ma per sentire Davide Zampieri, dopo la pubblicità sentiremo questo bellissimo brano. Nel frattempo, se voi lo vedete in qualche locale delle vostre zone oppure lo leggete sulla pagina Facebook, sì. Ricordiamo, è Davide Zampieri. Davide Zampieri, sì, guitar player, profilo un pagina artista, poi ho Twitter, MySpace, ti troviamo su in social, vari canali. Mi trovate dappertutto. Esatto, allora siete un po' curiosi, andate a cercare qualche info e sicuramente rimarrete molto colpiti dalle performance di Davide e tutti i suoi collaboratori. Io ti faccio in bocca al lupo anche per questo 2015 che sta per arrivare, e viva i giovani, viva la buona musica. A tra poco, dopo la pubblicità, sentiremo un brano dal titolo Funky Wizard. A tra poco, grazie Davide. Ciao a tutti.